Cosa ne pensi degli omosessuali? Ma non mi piace. Praticando con questi tipi, stanno facendo pure l'auge. Una definizione di omosessualità e transessualità, che sono due cose differenti. Ecco, se me la spiegate, se voi la spiegate a me, io vi ringrazio. Omosessualità è quando due uomini, cioè due persone dello stesso sesso, si amano, no? Giusto? Per me sono retaggi familiari. Omosessuale, io credo che nasca tale, perché è un difetto, penso, genetico. E riguarda una percentuale molto alta. Se vostro figlio un giorno vi dirà: mamma, sono omosessuale, come la prendereste? Va bene. Secondo me non è una cosa molto normale, però non è che lo cacci di casa. Lei può darci una definizione di omosessualità? La bellezza della diversità. Risponde alla domanda di chi mi innamoro, da chi sono attratto. Allora, se io sono attratta da una persona dell'altro sesso rispetto al mio, allora io ho un orientamento eterosessuale, quindi per una persona differente come sesso. Se io sono attratta, mi innamoro di una persona del mio stesso sesso, io ho un orientamento omosessuale, cioè un orientamento per una persona come me, omo in questo senso. La differenza con la transessualità? Non vedo enormi differenze, se così la dobbiamo definire, diversità più trasgressiva. Poveraccio anche lui, però, poverei, perché non è né carne né pesce, quindi non viene mai accettato come una persona normale, ma sempre come un diverso. Che se ne dica. C'è una differenza e loro la conoscono molto bene. C'è una grande differenza, perché quando si parla di transessualismo, di transessualità, si sta parlando di identità di genere, cioè si sta parlando di persone che vivono sin da subito quella che è anche una tragedia, nel senso che si vivono prigioniere di un corpo che non corrisponde a quello che loro percepiscono profondamente, precocemente e per sempre di quello che sono, e quindi hanno bisogno di fare un lavoro per poter diventare completamente quello che pensano di essere, quello che sanno di essere con certezza. La transessualità penso che sia una situazione in cui il soggetto cerca anche di sfruttare questa situazione dal punto di vista economico. Gli uomini sono strani, sa? Gli uomini si sentono molto attratti dai trans. L'omosessuale, diciamo, vuole e ama l'altra persona, il transessuale ama anche se stesso ed esporsi. Non è proprio così, ma è una cosa del genere. L'omosessualità è una malattia? È troppo difficile. Secondo lei si può curare, si può guarire? Non è una malattia, è un tipo di sicuramente un tipo di educazione, di tendenza. C'è il problema ormonale e lì bisogna agire sugli ormoni. Se poi è un problema sociologico è un altro, psicologico è un'altra cosa. L'omosessualità è una malattia? Sì. E si può curare? No. Secondo voi è possibile descrivere fisicamente una persona gay? No. Se vi dico che un mio amico è gay, voi ve lo immaginate già fisicamente, però? Sì. Per esempio? Tipo dal vestire pure si capisce, dai modi di fare, dal parlare. È un vizio. Potrà uscire un farmaco che si trova così facilmente in farmacia per provare ad aiutare queste persone? Perché no? E speriamo che succeda. L'omosessualità o la bisessualità e tutto il resto è una moda? Cavoli, invece secondo me sì. Perché ormai se ti giri intorno vedi un sacco di persone.
magari si fingono quasi omosessuali e bisessuali giusto per attirare attenzione. Quest'anno verrà approvata la legge che permetterà alle coppie omosessuali di sposarsi. Voi che cosa ne pensate? Sì, una buona cosa. Siamo d'accordo. Secondo lei che problemi ci potrebbero essere se un bambino abbia due genitori dello stesso sesso? Semplicemente che poi nei confronti di altri bimbi quando cresce potrebbe sentirsi differente perché non ha un padre e una madre. Cresciuti da una coppia dello stesso sesso, quindi parliamo di no, per quello no, guardi, io sono a favore del matrimonio gay, ma per i figli no, questo glielo dico come insegnante, i ruoli devono essere ben definiti. No, il bambino ha bisogno di una madre e di un padre, c'è bisogno della presenza della donna, l'istinto che ha la donna. La famiglia è unica, uomo, donna e figli. Chi ha famiglia conosce questo problema. Gli immigrati prendono 30 euro al giorno. Dicono, però non so se si intascano loro la verità. Fino a 15 euro, non lo so, giusto, ma 30 euro se vanno tutte a loro sono eccessive. Poi hanno mostrato tanti servizi televisivi che li spendono in cose di nessuna utilità, sigarette, addirittura gratta e vinci. C'è stata una discussione ultimamente sull'ospitare una persona immigrata in casa per poter dare assistenza, lei è d'accordo? Se sono persone che vengono veramente per essere aiutate, perché no? Però se sono clandestini che vengono a fare casini, diciamo così, è meglio che se ne stiano a paese loro. Più un bambino lei lo ospiterebbe, sì, senza nessun no. problema. Ultimamente, cioè poco fa, si è discusso di sospendere il trattato di Schengen. Lei cosa ne pensa e che conseguenze potrebbe portare questa? Cioè, guarda, nonno, metti in pausa un attimo, è una cosa sbagliatissima, perché se tu ti trovi al posto di queste persone che sono disperate a entrare in un paese a cercare qualcosa di stabile e ti dovresti vedere attaccato in qualsiasi modo, non sarebbe una cosa bella. Penso che dobbiamo pensare all'Italia e alle esigenze degli italiani, non ci possiamo occupare anche degli stranieri. Stop.